Dopo tanti anni ho deciso di ricomprare FIFA 21 perché mi piaceva tempo fa l'Ultimate Team e ho pensato che, dato che porto solamente Call of Duty, sarebbe stato carino portare anche qualcos'altro sul mio canale. Dopo poche partite fatte nel gioco, ho capito subito che se non avevo un po' di crediti, la mia vita su FIFA sarebbe subito finita, perché io con la squadra di bronzini trovavo solo ed esclusivamente avversari oro oppure icon contro, grazie matchmaking. Dopo quelle tre batoste pesanti, ho deciso che avrei dovuto prendere una decisione. O avrei subito abbandonato FIFA, buttando via 50 euro che l'ho pagato e mi sarebbe stato sul cazzo perché sono parecchio tirchio, o in alternativa cercare un modo per farmi qualche credito. Nel 2016 io avevo preso FIFA e mi divertivo molto a fare la compravendita, quindi ho pensato: dato che quest'anno, per mia grande gioia, non hanno regalato pacchetti iniziali per chi giocava già da anni, che si possono fare con le squad battles, ma stica, ho deciso di fare un po' di compravendita e in particolar modo ho trovato il metodo Claudio Ramos. In cosa consiste il metodo Claudio Ramos? Nell'acquistare il seguente giocatore, Sergio Ramos, no, Claudio Ramos, a 350 con un'offerta iniziale, molto semplice da comprare. Una volta comprati più Claudio Ramos possibili, a seconda del vostro budget, potrete rivenderlo subito, quasi nell'immediato, a 450. Questo metodo lo consiglio molto a chi come me, soprattutto all'inizio, aveva pochissimi crediti. Io sono partito più o meno con un budget di 2000 crediti iniziali. Però giusto il tempo che voi comprate il giocatore con l'offerta e poi lo rimettete in vendita, voi nel mentre fate questa cosa avete già i soldi degli altri che avete venduto. Quindi ogni 100 più o meno, poco meno, che vi fate per ogni Claudio Ramos, voi potrete aumentare il vostro budget, comprarne molti di più e quindi rivenderne nello stesso tempo molti di più. Cazzo, mi sento come uno di quelli che fa i video sui mercati finanziari. Io qui vi lascio le clip di circa un'ora con cui ho fatto questo metodo, state voi a giudicare. Ah, ma quasi dimenticavo. Bella a tutti ragazzi, io sono Just Ricky e benvenuti o bentornati su un mio nuovo video. Poi raga, la roba figa di questo metodo è che mentre voi fate le offerte, dopo le offerte appunto scadono, rimettete i giocatori in vendita, nel frattempo i giocatori che avete messo in vendita, la gran parte, li vendete. Quindi voi avrete già il budget per andare a ricomprare gli altri giocatori di questo tipo. Ok raga, è arrivato un attimo il momento di svuotare la lista perché inizia ad essere davvero piena. Via tutti, via. Madonna, quanti ne ho venduti, raga. Cioè, come vedete, tutto questo in nemmeno un'ora. Perché ho iniziato a farlo alle 3.40, sono adesso le 4.25. Cioè, assurdo, assurdo. Se avete davvero pochi crediti e volete fare la compravendita per farvi un bel po' di soldi, raga, un bel po', comunque se ha abbastanza soldi, fidatevi. Provate con questo giocatore qua. Adesso so che probabilmente, dato che è uscito questo video, lo starete vedendo voi e molti altri, spero almeno, so già che con questo giocatore diventerà molto più difficile fare tutta questa cosa. Ok raga, appena passato un'ora, come vedete mi sono fatto un botto di crediti. Cioè non sono comunque tanti, però se considerate che da un'ora che sto facendo questa cosa qua, sono proprio un botto. Ne ho 9.340, già dei giocatori in vendita, già tutti questi acquistati in un'ora, ragazzi, penso che sia più che onesto, considerando che io sono partito dall'avere 1000 crediti, ne avevo forse poco di più. Ok raga, dopo un'oretta e mezza circa che ho continuato a fare lo stesso procedimento che avete visto fino adesso, sono un po' rotto i coglioni, mi fa male il dito e quindi la mia ragazza sarà triste. Comunque sia, come potete vedere, come avete potuto vedere appunto, questo metodo funziona, almeno oggi che è esattamente martedì 13 ottobre. La posso fare? Ok. Questo metodo funziona e quindi ragazzi, nulla, io ve lo consiglio altamente
Noi ci vediamo tra poco per la chiusura del video. Ebbene ragazzi, anche oggi siamo giunti al termine di questo video. Io spero che questo video sulla compravendita vi sia piaciuto, ma soprattutto vi sia stato utile. In tal caso scrivetemi qui sotto con un commento dicendomi se a voi ha funzionato oppure meno. Scrivetemi anche che cosa vorreste vedere quest'anno su FIFA 21 nel mio canale. Io vi invito a iscrivervi per non perdervi nessun nuovo video, a mettere un bel mi piace per supportarmi. Noi ci vediamo sabato prossimo, sempre alle 2:30, da qui Jessica e tu. Bello!